Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia makeup collection. Allora, si presenta così. Qui c'è lo specchio, lo togliamo. Poi qui ci sono tutti i miei pennelli. Spostiamo, poi qui vediamo questo che non c'entra niente, comunque qui ci sono alcuni dei miei rossettini, poi qui sopra abbiamo le salviette struccanti. Non sono molto ordinata, quindi se vedete qualcosa in disordine è per questo. Poi qui abbiamo una maschera di Pink Panda. Qui abbiamo dei campioncini di BB Cream e di crema. Mentre qui abbiamo una pochettina di Minnie. Poi proseguiamo con... Qui ho la mia scorta di chewing gum. Poi qui ho qualche mascara tinta labbra, burri cacao vari. Qui ho chewing gum, un mascara, due tinte labbra e una matita labbra. Poi qui ho ciglia finte, mascara, matita sopracciglia, un po' di scorte e questa che devo buttare. Testimonianza del fatto che prima di iniziare il video non ho controllato nulla. L'ultimo cassetto abbiamo ciglia finte, delle ciglia magnetiche qui dentro, la pinzettina per le ciglia, un piegaciglia e un temperino. Andiamo avanti con il primo cassetto. Qui abbiamo tutti i miei prodotti per la base. Questo si è suicidato da solo, scusate. Abbiamo tutti i miei prodotti per la base, dai primer alla cipria, terre, altre cipria, fondotinta e contour stick, questo è un pennello fondotinta, illuminanti e palettine sempre viso, questo è illuminante per esempio e questo è il contour stick con blush terra illuminante.
Direi che è abbastanza in ordine nel suo casino. Poi, secondo cassetto, qui abbiamo palette. Questa l'ho dovuta mettere così perché è molto alta e grande, non ci va, perché mettendola in questo modo ovviamente si recupera un bel po' di spazio. Eccole qui, alcune delle mie palette, che sono tutte occhi, poi ho alcuni rossettini che non mi vanno negli stand lì. Questo è un ombretto singolo di Makeup Obsession. Ecco qui un'altra carrellata di palette, questa l'ho messa così. Questa nel video delle palette non c'è perché mi è arrivata recentemente, poi vedrete presto un haul, sempre di Pink Panda ovviamente. Qui ho altre ciglia finte, scorte di eyeliner, ombretti liquidi di Revolution, matite varie, labbra, prodotti sopracciglia di Revolution, quello, il brow gel di Essence. Questi due sono dei balm di Revolution, del calendario dell'avvento, mai usati. E questi sono altri prodotti sopracciglia. Andiamo avanti. Con l'ultimo cassettino. Qui abbiamo le ultime palette. Colla per sopracciglia, un altro illuminante di scorta nuovo, la mia scorta infinita di Lash Princess, la mia scorta di fondotinta, la mia scorta di fixing spray, ce ne sono due, un altro dietro. Insomma, io sono malata di scorte, si è capito. Qui c'è la mia scorta di correttori nuovi, di questa linea qua fantastica, c'è qualcuno di questo, altri rossettini, altre tinte labbra. Ecco perché vi dicevo che quelli non erano assolutamente tutti i miei prodotti labbra. Qua si è suicidato il tappo. Molto molto bello. Questi sono di Revolution, questa è di Rimmel. Insomma, questa qui è molto bella anche. Poi ho questa di Revolution, qualcuna di Huda in mini size, questo sempre per Revolution. Insomma, vari rossettini. C'è un altro rossettino.
pagina di Revolus. L'ultima carrellata. Intanto cacciando le cose, caduto un po' tutto, però spero che la mia makeup collection piaccia nel mio disordine e vi aspetto al prossimo video.